Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo di nuovo in onda, questa è la terza puntata di Arte Donna. Un saluto da Giulia Mazzarelli e Mariangela Bucci. Oggi vi parliamo di un tema che conosciamo tutti molto bene, della fotografia. I device moderni ci mettono a disposizione una tecnologia che ci permette di essere dei buoni fotografi amatoriali e fare anche fotografie piuttosto belle. Ma la fotografia professionale e autoriale sappiamo tutti che è un'altra cosa. Oggi abbiamo qui con noi una giovane donna che fa proprio questo lavoro come professionista. Mariangela, ce la vuoi presentare? Grazie Giulia. Per me è un grande piacere presentare Roberta Levi, la foto editor che ringrazio per la disponibilità ad essere con noi per rispondere alla nostra intervista. Roberta si è diplomata in arti visive all'Istituto Europeo di Design di Milano ed ha seguito un corso di specializzazione in ricerca fotografica e photo editing presso il Centro di Formazione Bauer di Milano. Il Bauer è una nota struttura pubblica che si occupa di fotografia e comunicazione visiva e multimediale, tanto nota che viene chiamata semplicemente il Bauer dal nome della persona a cui è stato intitolato. Riccardo Bauer, storico, politico e antifascista. Nel corso degli ultimi 10 anni, l'attività professionale di Roberta ha spaziato dal photo editing di reportage alla fotografia per riviste di moda a progetti fotografici nell'ambito dell'architettura e dello still life. Per quello che riguarda il photo reportage, ha lavorato con vari autori, tra cui Alessandro Belgioioso, Alfredo Bosco, Mattia Velati e Luca Rotondo. Per il suo lavoro per riviste cito le collaborazioni con l'editore Condé Nast per Vogue Donna e Vogue Uomo e con la photo editor Renata Ferri, Addio Donna ed Amica. Ha svolto attività didattica come guest editor in vari corsi dello IED e per il Politecnico di Milano. Vogliamo citare le sue collaborazioni con Green, gruppo redattori iconografici nazionali, e con MICAP, Milano Città Aperta, rivista fotografica. Ha curato mostre di fotografia che sono state ospitate a Milano alla Fabbrica del Vapore Spazio Folifemo, alla Fondazione Stelline e al Link Lab, e dal Museo Palazzo Magnifico Comunità di Fiemme. La sua attività prevede anche la pubblicazione di articoli ed attività di produzione e coordinamento. Cito la selezione ed il coordinamento per la mostra Prima Visione, i fotografi e Milano, in collaborazione con il già citato Green. Quando si presenta un ospite c'è sempre il timore di tralasciare qualcosa, ma sono sicura che conosceremo meglio Roberta Levi del suo lavoro attraverso l'intervista che Giulia Mazzarelli le farà. A te la parola Giulia e benvenuta a Roberta. Ciao Roberta, è un piacere conoscerti e grazie innanzitutto di essere qui con noi e cominciamo subito la nostra intervista. Vorremmo sapere in che cosa consiste il tuo lavoro e che cosa è per te essere una photo editor. Ciao a tutti e grazie mille per l'invito. E allora, per rispondere a questa domanda vorrei riprendere una frase di un fotografo con cui lavoro, che è Alfredo Bosco, e il quale descrive la figura del photo editor come un qualcuno che si prende cura del suo lavoro. E infatti penso che sia appunto una definizione molto appropriata in realtà del nostro ruolo, e infatti nello specifico lavoro con il fotografo per la selezione delle immagini di un progetto, diciamo, che un fotografo realizza, per costruire poi il racconto di questo progetto fotografico, perché attraverso la selezione, che può essere anche diversa, in realtà si possono infatti raccontare diverse storie, anche di un unico lavoro. La figura del photo editor in realtà è una figura che all'inizio era presente nelle agenzie di fotografi, è presente però anche nelle redazioni, anche se in realtà penso che ultimamente non venga proprio, diciamo, riconosciuto al 100% come ruolo. A volte non si capisce se è photo editor, se è grafico, se è un fotografo, quindi
diciamo che in alcuni casi non è proprio riconosciuta come figura, cioè non dal punto di vista dei fotografi, ma proprio in ambito professionale. Ok, quindi si colloca, diciamo, all'interno del vasto ambito della fotografia, se ho capito bene. Sì, esatto, cioè nelle agenzie è quella figura che lavora nella costruzione di un racconto e quindi attraverso la selezione delle immagini di un progetto che un fotografo realizza. E così anche nelle redazioni, quindi in un giornale, appunto, non in tutti in realtà, ma nella maggior parte esiste la figura del photo editor, che è proprio colui che ricerca anche le immagini iconografiche, ma lavora anche nella selezione delle immagini realizzate da un fotografo all'interno di un progetto. Ho capito, grazie. E, allora, hai spaziato in vari ambiti, come detto anche nella presentazione, fotogiornalismo, riviste di moda, progetti legati all'architettura e molto altro. Tra tutti questi vari ambiti, c'è uno nel quale dove ti sei sentita più a casa e hai detto, ecco, questo è proprio quello che adoro fare? Beh, l'ambito che preferisco è il fotogiornalismo e infatti se ho davanti a me un buon lavoro lo riconosco perché guardando le immagini mi pongo delle domande, cioè mi incuriosisce, mi fa chiedere ma cos'è successo, come mai eri lì, qual è la storia, com'erano le persone che hai incontrato, cioè quindi è proprio una questione. Anche in realtà è anche un modo per conoscere delle nuove storie, delle nuove realtà o situazioni che altrimenti non vedrei, per il semplice fatto che appunto ne vengo a conoscenza perché da casa o dallo studio vedo in remoto le immagini di storie magari molto lontane, ma che proprio attraverso questo lavoro invece le sento molto vicine. Non so se mi sto spiegando. E quindi è appunto un modo per conoscere delle nuove storie e penso appunto che sia questo l'ambito che maggiormente preferisco proprio per questo motivo. Quindi una forma, diciamo, non convenzionale rispetto a quelle a cui siamo abituati per raccontare delle storie. Questo mi sembra... Esatto. Mi sembra un aspetto che personalmente non conoscevo affatto e mi incuriosisce. La nostra è la rubrica, come abbiamo detto, e come tu sai, Arte Donna, e abbiamo scelto un'accezione che parli di cultura a 360 gradi. Ora vorremmo sapere da te, quando secondo te in ambito fotografico si può parlare di arte? Beh, allora, come dicevamo prima, esistono diversi ambiti, tra cui quello artistico, dove la fotografia è il mezzo espressivo. E in realtà la fotografia è arte anche quando non è direttamente il fotografo che la realizza. E mi vengono in mente un paio di esempi, anche se ce ne sono molti altri. E il primo è Franco Vaccari, che con Lascia una traccia del tuo passaggio annulla completamente il suo ruolo per lasciare libero arbitrio al visitatore e alla macchina fotografica. Oppure in tempi molto più recenti, Eric Kessel seleziona e fa sue delle immagini trovate in internet e quindi che sono state realizzate da altre persone. E in entrambi i casi è più importante il concetto, il gesto, più del ruolo del fotografo. Quindi, diciamo, sono due esempi dove appunto la fotografia, cioè il gesto fotografico passa in secondo piano, diciamo, cioè non, il fotografo è come se si annullasse e l'importante è più il risultato, il concetto. E quindi penso che sia comunque anche questa una forma d'arte. Grazie Roberta. Passiamo adesso ad un altro tema diverso. Dal tuo osservatorio di professionista, no? Che ha una coscienza di un settore ben circoscritto come quello della fotografia, come è stata vissuta la crisi economica provocata dal Covid e quali sono state le risposte che si sono sviluppate tra gli operatori del tuo settore?
Devo dire che in questo momento ho visto una maggiore solidarietà tra i fotografi ed è come se avessero privilegiato l'essere uniti per darsi forza reciprocamente. È come se avessero un po' sotterrato l'ascia di guerra, diciamo, perché si sono ritrovati in realtà tutti nella stessa situazione, e cioè sentire l'urgenza di raccontare un momento storico, diciamo, assolutamente nuovo, e allo stesso tempo però unirsi per cercare appunto di darsi forza. E sono nate infatti delle esperienze collettive, come mi viene in mente Covisioni, e ci sono stati anche tantissimi momenti di scambio e comunicazioni su diverse piattaforme, come può essere Zoom o delle dirette Instagram, per riuscire a condividere, per parlare, per sentirsi meno da soli. E quindi, nel senso, penso che comunque sia successa questa cosa non soltanto in ambito fotografico, perché si è cercato di trovare un modo per riuscire a parlare, comunque sentirsi vicini in qualche modo, e penso che i fotografi l'abbiano ritrovato attraverso appunto la condivisione della propria esperienza, e in un momento così difficile e nuovo. Bene, quindi diciamo è nato qualche cosa di positivo da questa tragedia, no? Da questa cosa estremamente negativa che tutti noi abbiamo vissuto. Infatti, come hai giustamente detto te, anche in altri ambiti è successa un po' la stessa cosa, come per esempio abbiamo visto in queste settimane gli attori e tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo si sono diciamo uniti per fare squadra di fronte a questa emergenza. Esatto, ed è successa la stessa cosa anche in ambito fotografico, identico, sì. Ecco, ma sono nati anche dei nuovi progetti o c'è stata un'evoluzione anche, diciamo, nel vostro settore? Ma allora, di progetti nel 2020 sono stati veramente molti, e penso che in realtà bisogna far passare un pochino di tempo per riuscire a capire quali sono quelli veramente validi, perché ovviamente c'è stato un caos, diciamo, di realizzazione di diversi progetti, e forse appunto cercando di sedimentare un po' le cose si riuscirà a capire, secondo me, con il tempo quali sono quelli che veramente poi valgono, ecco. Sia in Italia che all'estero comunque, cioè, c'è stata un'enorme produzione, anzi forse in alcuni casi anche troppo. Ok, mi hai incuriosita, e fammi qualche esempio magari di qualcosa che, non so, che ti ha colpito particolarmente o che pensi sia rilevante magari sottolineare in questa occasione. Uno dei lavori che mi è piaciuto veramente molto, che ho trovato veramente interessante, è Marzio Toniolo, che ha realizzato una sorta di diario personale della pandemia, e lui ha vissuto con la famiglia come tutti, nel senso rinchiusi in casa, e però è riuscito a raccontare questo momento con, non lo so, un occhio diverso, e soprattutto con è un lavoro molto interiore, diciamo, e mi ha colpito molto, ecco. Lui è uno degli esempi che, ma ce ne sono molti, molti altri in realtà, però il suo è stato uno di quelli più personali, ecco, più sentiti, che mi viene da riportare. Poi ci sono stati diversi lavori, come chi ha fotografato e ritratto il personale degli ospedali, i medici, gli infermieri, oppure chi è andato nelle case delle famiglie colpite dal Covid, oppure in questi giorni, in questa settimana, un altro fotografo che è Luca Rotondo, è un fotografo milanese che sta andando nelle case di chi è guarito dal Covid, quindi sta anche facendo una sorta di intervista per cercare di capire com'è stata la loro esperienza, come l'hanno vissuta, come stanno adesso. E quindi veramente ci sono stati tantissimi esempi di fotografi che hanno realizzato in maniera diversa e raccontato in maniera diversa i tempi, insomma,
questo nuovo periodo storico. Molto molto interessante. Senti Roberta, ma se vogliamo vedere qualcosa, dove, per chi anche si sta approcciando a questo tema per la prima volta, come me, lo ammetto, dove possiamo andare a curiosare, a vedere qualcosa di questi lavori che ci stai raccontando? Ma allora ti dico, per questione di facilità, penso che Instagram sia un'ottima piattaforma dove riuscire a ritrovare questi lavori, e magari facendo una ricerca attraverso gli hashtag, quindi o mettendo Covid, cioè cercando appunto, vabbè, ovviamente riprendendo i nomi dei fotografi che ho citato, ma anche facendo una ricerca tramite gli hashtag semplicemente. E lì è proprio una vetrina dei lavori. Mm-hmm. D'accordo, grazie. Allora Roberta, siamo curiose di chiederti una cosa. Se tu ti trovassi di fronte ad una platea di giovani ragazze, studentesse con la passione per la fotografia, quali indicazioni daresti loro per affrontare questo lavoro? Come si fa? Cosa dovrebbero fare? Allora, in realtà non esiste una vera e propria scuola, nel senso il consiglio che posso dare è quello di fare una scuola di fotografia per cercare di avere una infarinatura in ambito fotografico. E, in realtà nel 2011 io avevo seguito un corso di ricerche iconografiche e photo editing alla Bauer di Milano, che attualmente hanno sospeso proprio per il discorso che facevamo prima, e cioè che c'è un poco riconoscimento in ambito professionale della figura del photo editor. Mi spiego meglio, nelle redazioni quando esiste un photo editor è perché magari hanno diciamo una storia che li lega a quel giornale, perché sono dei giornalisti, perché sono molti anni che lavorano per quel giornale e quindi hanno il loro ruolo, diciamo tra virgolette, assicurato. E per quanto riguarda invece le nuove posizioni è più difficile, perché magari il photo editor viene sostituito dall'art director oppure dal grafico, perché semplicemente si tratta di scegliere delle immagini. Quindi direi che, tra l'altro, più che un photo editor mi piace l'espressione editor e basta, cioè la cosa che consiglierei è quella di vedere il più possibile lavori di fotografi e cercare di lavorare direttamente a stretto contatto con i fotografi per editare i loro lavori e purtroppo diciamo non dare un peso economico, perché non è un lavoro molto, diciamo, che dà delle grosse soddisfazioni al portafoglio, ma è più una passione. Bene, grazie mille Roberta per questo ulteriore approfondimento. Vogliamo concludere la nostra intervista cercando di scoprire chi è Roberta Levi, oltre ad essere un'affermata professionista nel campo della fotografia. Sei una giovane madre, come sappiamo, come ci hai raccontato, tua figlia ha poco più di un mese, e come pensi che potrai gestire il ruolo professionale con quello di donna che ha anche una famiglia? Insomma, parlaci un po' di te, Roberta. Sì, come dicevi tu, è da poco più di un mese che sono diventata mamma ed è un'esperienza totalizzante e coinvolgente, e per il momento assolutamente nuova, perché è la prima figlia, e per il momento è questo il mio unico e principale impegno. E ovviamente nelle prossime settimane o mesi dovrò affrontare una nuova e diversa organizzazione per cercare di conciliare lavoro e famiglia, e anche se per fortuna ho l'aiuto di mio marito, che anche in queste settimane mi sta assolutamente aiutando, e visto che per entrambi è appunto un'esperienza nuova. E in realtà sto pensando di spostarmi da Milano per almeno i primi mesi, e mia madre ha una casa in provincia di Bergamo abbastanza grande, dove quindi c'è spazio per tutti, diciamo, e quindi vorrei cercare magari di evitare di portare la bambina banalmente all'asilo nido dai 3 mesi, perché vorrei
cercare anche di, non lo so, starci il più possibile, ecco, e quindi cercando appunto solidarietà e aiuto in famiglia, quindi attraverso mio marito o l'aiuto di mia madre o anche attraverso l'aiuto di amici. Cercherei all'inizio infatti di non utilizzare l'asilo nido come aiuto principale, poi non lo so, vediamo, per adesso questa è l'idea, poi non saprei dire poi come sarà effettivamente tra un po' di mesi. E diciamo che ci siamo passate sia io che Mariangela, e essere mamma ti stravolge un po', almeno per i primi tempi stravolge un po' completamente la vita. E Roberta, ero talmente appassionata da seguire le tue parole che mi sono dimenticata di una domanda che invece penso sia abbastanza interessante per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, e quindi te la rifaccio adesso. Ci vuoi raccontare quali sono le difficoltà che incontri per aver scelto questa professione e quali invece sono le soddisfazioni? E c'è una differenza fra essere un photo editor o una photo editor? Allora, la difficoltà maggiore è quella che dicevo prima, e cioè il fatto che, escludendo i fotografi, in ambito professionale a volte non viene riconosciuto o capito al 100% il ruolo di un photo editor. E quindi appunto questa cosa della poca conoscenza forse del ruolo. E la soddisfazione maggiore invece è quando un fotografo con cui lavoro vince un premio oppure diciamo ottiene una pubblicazione, quindi quando c'è un riconoscimento del lavoro di un fotografo con cui ho lavorato. E per invece rispondere alla domanda della differenza tra un photo editor o una photo editor, devo dire che eccezionalmente è un ambito in cui è principalmente femminile. E anche se vengo smentita dal fatto che il primo photo editor italiano era un uomo ed era Milcare Ponchielli, e al quale è stato dedicato un premio di fotografia indetto dal Green, che è un'associazione che raccoglie i photo editor italiani e di cui tra l'altro sono vicepresidente. E quindi sì, probabilmente è perché forse noi donne abbiamo forse un maggiore senso estetico oppure organizzativo, però appunto Amilcare Ponchielli era un uomo ed è il primo photo editor italiano, quindi diciamo sì, insomma, che per la prima volta è un ruolo maggiormente femminile. Benissimo, allora diciamo è un ambito nel quale non dobbiamo investire le nostre energie per combattere per la parità di genere. No, no, infatti succede il contrario in questo caso. Bene. Allora, grazie Roberta, è stato bellissimo entrare nel tuo mondo. Grazie a voi. Davvero grazie Roberta, perché ci hai fatto proprio un affresco della tua professione, delle difficoltà, delle soddisfazioni e anche, sembra di capire dalle tue parole, del rapporto poi che ti lega alle persone con cui lavori. Grazie per tutto quello che ci hai detto, grazie per averci dedicato il tuo tempo e auguri per la tua professione e auguri per il tuo nuovo ruolo, che è un ruolo speciale. Essere madri lavoratrici è estremamente complicato, ma sicuramente vale la pena. Grazie. Grazie mille a voi, grazie ancora. Grazie Roberta. Con le nostre ascoltatrici e ascoltatori ci sentiamo la settimana prossima. Mi raccomando, condividete la nostra puntata, perché solo così saremo in grado di raggiungere più persone, e commentate anche il nostro post, perché abbiamo voglia di sapere anche voi che cosa ne pensate. Ciao a tutti e a tutte. Ciao da Radio Femminile Plurale.